Ciao ragazzi, come va? Oggi vi farò vedere la mia gatta, ma soprattutto vi farò vedere il livello della vostra bombola senza nessun tipo di strumento. Una cosa interessante per le persone che comunque vanno al risparmio e che non vogliono spendere quei 70 euro per prendere quell'aggeggino elettronico che viene puntato sulla bombola. Chiaramente la prima cosa da fare è chiudere la valvola della bombola. Semplicemente, ragazzi, io ho la fortuna di avere il tubo della bombola che è abbastanza lungo. Quando voi più o meno avrete calcolato che la vostra bombola è arrivata al termine o quasi, non dovrete fare altro che prendere la vostra bombola con una mano e farle fare esattamente questo movimento. Dovete guardare, lo vedete quel rimbalzo? Non sono io, ma è il gas che si muove ancora. Vuol dire che c'è ancora un pelo di gas sul fondo. Normalmente uno o due giorni e quel gas lo fate fuori. Vedete il rimbalzo? Fine. Non è assolutamente niente di trascendentale, è una cosa alla portata di tutti, la può fare chiunque. E dato il peso della bombola vuota, la può fare sia un uomo che una donna, perché comunque siete sugli 12 kg, 13 kg. Calcolate che la bombola più o meno pesa 11 kg, quella da 10, la bombola da 10 kg ne pesa 11, più qualche chilo di gas se è rimasto,